Oggi ragazzi, io di questo mio nuovo video, il vostro amante nell'azzurro. Oggi ragazzi andiamo a fare le pagelle di Empoli-Inter, che ci ho giocata ieri al Castellani. E ragazzi, io direi di partire. Parliamo subito. Samir Handanovic, voto 6 e mezzo, ragazzi. 6 e mezzo perché? Perché dopo pochi minuti fa una bella parata su Stojanovic. Il problema è che si è arrivato secondo me sul palo, quindi ha fatto una bella parata, un bellissimo volo. Poi è stato veramente bravo nelle prese alte, bravo anche nelle uscite. Anche sui tiri di Mancuso e basta, perché ha fatto solo quel bel tiro di Stojanovic con quella bella parata, poco altro, però sicuro Samir Handanovic 6 e mezzo. D'Ambrosio voto ragazzi 8 per distacco, il migliore in campo in generale, mamma mia. Fa un salvataggio clamoroso dopo 10 minuti su Luperto, sarebbe entrato il pallone perché Handanovic non ci sarebbe mai arrivato, ha fatto un salvataggio clamoroso, come con l'Empoli. Quando riuscimmo a tornare in Champions, quel 2-1 clamoroso 3 anni fa, e fa un altro clamoroso salvataggio con l'Empoli, e poi ne fa un altro dopo perché c'era Bayram in linea, stava per tirare, l'ha chiuso in maniera decisiva, chiedevo non fallo, ma assolutamente non c'è secondo me perché il tocco è lievissimo. Non sono uno che, perché sono interista, dice che non è fallo. L'altra volta contro la Juve ho detto che era nettamente fallo. Questa volta per me ragazzi non c'è il fallo assolutamente, è stato bravissimo a raggirarlo e a togliere il pallone, bravissimo D'Ambrosio 8 e poi il gol ragazzi che sblocca la partita. De Vrij voto 6,5, partita di ordinaria amministrazione, si prende un giallo per un fallo di mano, però ragazzi è veramente perfetto, perfetto che ieri De Vrij sta crescendo, 6,5. Bastoni 7, 7 finalmente, terza partita consecutiva come ho detto anche ieri nel video che Bastoni mi piace, con lo Sheriff, con la Juve e stasera. E ieri sera, scusate, ha giocato molto molto bene. Mezzo voto in più di De Vrij perché veramente ha chiuso veramente stupendamente i giocatori dell'Empoli. Veramente lì non è passata veramente una mosca. Bravissimo, Bastoni 7. Darmian 6 e mezzo. Un primo tempo disastroso, dove ha sbagliato tutto. Un secondo tempo da brividi, se l'hai mangiato ragazzi al terzino sinistro dell'Empoli, se l'hai mangiato a colazione, Diego. Veramente, clamoroso, serve un assist, sfiora un gol clamoroso, serve un assist che poi Gagliardini va sul palo, sfiora un gol clamoroso, 6 e mezzo, bravissimo, grande secondo tempo. Barella 6 e mezzo, diciamo, si fa spedere comunque il giocatore dell'Empoli prendendosi quel fallo, però sì, sempre nel vivo dell'azione, però qualche volta ha giocato meglio secondo me. Secondo me, ovviamente, 6 e mezzo, bellissimo voto, però qualche volta secondo me ha giocato meglio, quindi 6 e mezzo però. Bravissimo Barella. Brozovic anche lui 6,5. Parte malissimo. Perde 2-3 palloni dopo 20 minuti clamorosi. I primi 20 minuti, ragazzi, eravamo in bambola totale. Infatti, con Brozovic in bambola andava tutta l'Inter in bambola. Fortuna che si è ripreso, ragazzi. Alla fine siamo riusciti a vincere. Bravo, poi nel secondo tempo dove non ha sbagliato nulla. Gagliardini vota 6 più. Sfiora il gol in più occasioni. Prende un palo clamoroso di testa. Ci prova da lontano con la parata di Vicario. Un primo tempo che per lui è disastroso, il secondo cresce, cresce, cresce e fa una buona partita. Alla fine, secondo me, si mette una sufficienza piena, un 6 più. Di Marquinhos, 7, ragazzi, 7. 7, uno dei più costanti della gara. Trova finalmente anche il suo secondo gol in maniera nerazzurra, entrambi comunque trasferti dopo la bella punizione contro la Sampdoria. E un grandissimo Di Marco, ragazzi. Questo Di Marco è difficile da togliere. Uno dei miei pupilli di questa squadra. 7. Lautaro 6 più, 6 più non mi è piaciuto neanche ieri sera, terza partita che non riesce ad incidere, fa l'assist per il secondo gol, però non fa una buona partita dal mio punto di vista, gli do quel 6 più solo perché ha fatto l'assist, sarebbe stato un 5 e mezzo. Deve far meglio, non sembra neanche voler trovare il gol a tutti i costi, gli piacerebbe più aiutare la squadra, però uno come lui serve ragazzi, serve e ragazzi 6 più secondo me. Sanchez 7-7, dal via al gol del vantaggio con un grandissimo tocco sotto su D'Ambrosio, da lì veramente si vede la qualità totale di Sanchez perché mettere un pallone da dentro l'area così sulla testa perfetta di D'Ambrosio, veramente cosa da pochi. Bravissimo Sanchez 7, farà una grande partita. Sfiora anche il gol, ma poi è inciampato quando ha saltato Vicario. Cambi ragazzi, subentrati Vecino, voto 6, entra nell'amministrazione dopo per 20 minuti. Poi niente di che. Correa 5 e mezzo. 5 e mezzo è entrato negli ultimi 20 minuti come Vecino, però non mi è piaciuto, non mi è piaciuto per niente. Non aveva il guizzo di provare a far gol, non gli interessava, sembrava veramente entrato svogliato come non so cosa, non mi è piaciuto questo atteggiamento. Ragazzi 5 e mezzo. Nonostante abbia giocato soltanto 18 minuti. Kolarov invece 6 e mezzo. Kolarov entra negli ultimi 10 minuti e
e fa da Dio, entra da Dio, si conquista qua il calcio di punizione, batte il calcio di punizione in mezzo, bravo, 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 è andato benissimo, e dare un voto per gli ultimi 10 minuti è tanta tanta roba, è stato veramente veramente bene, 6 e mezzo. Sensi e Zeko, ragazzi, SV sono entrati gli ultimi 5 minuti, non hanno inciso, vabbè, 5 minuti ci sta. Inzaghi, ragazzi, Inzaghi 7, questa volta l'ha letta benissimo, sono il primo a criticarlo, ma sono il primo anche a fargli i complimenti. Ha fatto comunque tanto turnover e comunque abbiamo vinto lo stesso 0-2, veramente giocando veramente veramente bene nella ripresa, e dobbiamo ripartire col secondo tempo. Andrea Zoli voto 5, ragazzi, ha fatto forse una delle sue peggiori prestazioni che sei con l'Inter, però anche rimaneggiata, e poi abbiamo visto che l'Empoli contro il Big ha sempre fatto abbastanza bene, ha battuto anche la Juve allo Stadium, però stavolta veramente veramente male contro la nostra Inter, 5. Migliore dell'Empoli secondo me è stato Vicario, a cui gli ho dato 7, tante grandi parate, un miracolo su Lautaro, belle parate su Gagliardini, poi su Di Marco nel primo tempo, su Darmian, tante belle risposte, e per merito suo comunque non siamo riusciti a dilagare anche 4-5-0, 7. E peggiore Ricci, ragazzi, prende quel rosso sull'1-0, un rosso evitabile, perché comunque è bruttissimo, bruttissimo fallo, veramente che brutto fallo che gli ha fatto al poverino Nicolino Barella. E ci sta lentamente il rosso, bravo l'arbitro. 4 e mezzo, ne è andato 4 solo perché, ragazzi, non ha protestato per niente. Andò subito lì da Barella, dai, a guardare come stesse. Non ha neanche protestato, ha chiesto subito scusa. Per quello, non ha dato 4, ne ha dato 4 e mezzo. Comunque, ragazzi, queste sono le mie pagelle. Fateci sapere le vostre qui sotto nel prossimo video.